arte è assai variegato. Artisti, certo, ma anche storici, restauratori, mercanti, diagnosti, collezionisti, guide, maestranze di tutti i tipi, con background diversi, diverse esperienze e aspirazioni, ma con un comune denominatore, la vicinanza all'arte, e quindi un punto di vista privilegiato. Qualcuno molto famoso e fa molto rumore, ma quasi tutti hanno delle storie appassionanti da raccontare. Ve ne vogliamo presentare qualcuna. Chiudiamo questa serie con Vincenzo De Bellis, curatore di arti visive al Walker Art Center di Minneapolis. Pugliese, trasferito all'estero, ma che resta orgogliosamente pugliese e orgogliosamente italiano. E che professione svolge? Come la definiresti? Sono principalmente un curatore, non soltanto. La mia professione, diciamo, d'origine è curatore d'arte contemporanea, ma poi la vita mi ha portato a fare anche altro, ovvero dirigere staff di musei o altre strutture riferibili alle istituzioni d'arte. E se uno dovesse tirar fuori qual è il momento l'apice? Allora, ti devo dire la verità, sono sempre le ultime cose che fai. L'idea è un po' quella di andare sempre a migliorare la propria esperienza e professione. In questo caso, sicuramente American Art, la mostra a Palazzo Strozzi, American Art 1961-2001, è sicuramente un momento molto importante perché comunque è la prima volta che il mio museo, il Walker Art Center, espone la sua collezione come appunto una mostra, e averlo fatto per la prima volta io, e averlo fatto in Italia, mi rende molto molto orgoglioso. E se uno volesse individuare invece qualche punto meno alto? Troppi ce n'è. Prima di arrivare in questa posizione in cui io mi sento, diciamo, veramente molto molto fortunato, io prima di avere questa opportunità sono stato rimbalzato, proprio detto, tantissime volte. E tutte le volte che un concorso, un'application non è andata a buon fine, un po' la sensazione di voler in qualche modo abbandonare o di pensare che magari è meglio prendere un'altra strada ti viene sempre. Quindi, diciamo, tutti i rifiuti sono stati dei momenti sicuramente bassi, però se ne devo scegliere proprio uno, è avvenuto tanti anni fa in realtà, ed è stato un momento in cui veramente non sapevo se avrei continuato a fare questo mestiere, perché io ho studiato a New York, ho fatto un master a Upstate New York al Bard College. Dopodiché, all'epoca, 2008, speravo di trovare subito diciamo, una casa lavorativa negli Stati Uniti. E invece, per varie ragioni, sicuramente anche per una competizione molto alta con dei professionisti bravissimi, la cosa non è andata in porto. In particolare, io avevo fatto una domanda per l'Hammer Museum come curatore assistant, all'epoca non perché fosse l'Hammer, devo dire la verità, ma proprio perché era un momento in cui avrei voluto proseguire una traiettoria qui negli Stati Uniti, che poi in quel momento si è dovuta interrompere perché non potevo stare qui senza un lavoro. E quindi quel momento è stato veramente duro, perché uno dice, vabbè, se nonostante io abbia fatto anni di lavoro, perché avevo già fatto diverse esperienze in musei, due master, uno in Italia e uno all'estero, ho detto, vabbè, se a 28 anni le cose non vanno, forse bisogna cambiare strada. Poi sono tornato in Italia e grazie al supporto delle persone che mi stavano vicino, quella che poi è diventata mia moglie, Bruna Roccasalva, abbiamo iniziato a rimetterci in gioco, abbiamo aperto uno spazio nostro e da lì è ricominciato tutto. Quindi, insomma, un dip che è servito tutto sommato, che non è stata la fine, ma un inizio. No, in realtà veramente what doesn't kill you makes you stronger. Nel senso che se resisti in quel momento, poi dopo altre cose che succedono nel futuro, appunto i vari rifiuti che hai, perché ne hai tanti, perché è la prassi in ogni ambito lavorativo, e di certo il mondo dell'arte che non brilla per numeri, diciamo, di disponibilità di posti,
sicuramente il rifiuto è all'ordine del giorno e dipende da tantissimi fattori. Molto spesso in Italia si tende a pensare che il rifiuto sia dovuto a questioni di sotterfugi politici, eccetera. Magari in qualche modo lo è anche, non dico che non lo sia, però c'è anche una questione di veramente molto spesso ci sono tante persone brave, tantissime persone brave. La competizione, anche laddove ti sembra di essere il più preparato, in realtà non è detto che tu lo sia. E questo, secondo me, quando vivi all'estero te ne rendi molto più conto, perché un po' perché ti stacchi da quell'idea di... In Italia abbiamo la tendenza a pensare che ci siano sempre molte dietrologie, cioè che ci sia un po' uno schema che va al, diciamo, al di sopra di quello che noi siamo e non dipende tutto dal merito. Siccome all'estero invece pensiamo al contrario, che sia tutta meritocrazia, e non è necessariamente così, però ti stacchi da quella forma mentis e anche quando fai dopo, magari ti capita in un'altra situazione in Italia, ti rendi conto che effettivamente magari non è la persona giusta per fare quella cosa lì, e la scelta fatta magari ha più senso, la scelta fatta da altri, anche se ti fa soffrire. Non potrei essere più d'accordo, come ci siamo detti, anche io vivo all'estero, ho lavorato tantissimi anni all'estero, eccetera, e mi trovi totalmente d'accordo su questa riflessione. Penso che si tenda un po' troppo in Italia a dare la colpa agli altri quando uno non prende una posizione. Penso che l'abbiamo fatto tutti questo errore, nel senso che io di certo l'ho fatto, poi dopo ti stacchi e dici da quella forma mentis e dici ma forse hanno fatto bene, perché forse non ero la persona più indicata, non ero pronto, non ero... E ti assicuro che secondo me a un certo punto... Io sono convinto, almeno per quanto mi riguarda, che tutto quello che è successo per una ragione e va benissimo così. E comunque sì, è parte di un cammino, diciamo. Perché non è detto che un italiano debba lavorare per forza in Italia, non è detto che un americano debba lavorare per forza negli Stati Uniti, e se continuiamo a pensarlo così, allora cioè, torniamo indietro di 200 anni, non di 50. Io sono un grande sostenitore della riforma Franceschini, per esempio, in Italia, e del fatto che i direttori dei musei statali possano essere stranieri. Non vedo il motivo per cui io possa stare a lavorare negli Stati Uniti, perché mi ritengono, anche se sono italiano, all'altezza di dirigere uno staff in un museo americano. Non vedo perché un tedesco non possa farlo in Italia, per il semplice fatto che è tedesco, e quindi noi abbiamo questa presunzione che l'arte italiana sia, nessuno lo può capire fino in fondo tranne gli italiani. Beh, non è così, perché i massimi esperti di arte italiana non sono in Italia. Ma io penso che, guarda, davvero penso che si sia provinciali in tutto il mondo, non perché non l'Italia non è lo solo, no, è questo, è anche vero, semplicemente che ha fatto strabene, finalmente, Franceschini, a rompere questa idea e ad aprire a tutto il mondo. Perché se parliamo di inclusione, se parliamo di globalizzazione, ragazzi, bisogna essere, cioè, bisogna, se usiamo questi termini, allora usiamoli per davvero. Se no, diciamo tutti che torniamo indietro al fascismo, perché di questo parliamo, in cui l'Italia agli italiani e basta. Sono completamente d'accordo. E quindi da qui dove andiamo? Qual è la tua idea di futuro? Cos'è che vediamo in questa palla di cristallo? Immaginiamo di avere davanti. Quanto mi riguarda a livello personale, io sono molto contento di dove sono. Poi mai dire mai, sono anche uno che si mette molto in gioco, penso di averlo dimostrato. Mi piacerebbe a un certo punto fare un'altra esperienza, ma in questo momento non è assolutamente una priorità. Per quanto riguarda dove va e dove andiamo tutti quanti, questo è stato un anno davvero terribile, e paradossalmente il sistema museale che ne ha subito di più le conseguenze è quello statunitense. Mm-hmm. Dico paradossalmente, perché la gente, anche questo in Italia, si dice i musei americani fantastici perché possono essere sostenuti dai privati, eccetera, ed è tutto verissimo.
tranne che arriva una pandemia e arriva una situazione assolutamente impreventivabile, e a quel punto i musei italiani o comunque diciamo più europei, diciamo una forma di museo un po' centralizzato, statale, che è un po' antiquata, ma comunque resta in un alveo, diciamo, di Respubblica, e quindi, come dire, va a finire tutto in un calderone di sostegno post-pandemico, negli Stati Uniti sarà dura per moltissimi recuperare. Per esempio, il mio è un museo molto fortunato, cioè le persone con possibilità nella città lo sostengono molto perché è uno dei due o tre punti di riferimento culturali della città. Considera che noi abbiamo dovuto rinunciare a solo 7 persone del nostro staff durante un anno intero, quando tanti altri musei hanno rinunciato a 70, 80, 100 persone di staff. Per altri musei sarà dura e ti dico, secondo me, io non so quanti necessariamente resisteranno. E lo stesso vale per il mercato dell'arte, che si polarizzerà tra 3-4 monster galleries e poi tante gallerie più piccoline e tutto quello che è nel mezzo. Chi resiste, resiste, ma chi non resiste... Secondo me è una polarizzazione che vivremo in generale, sia nel mondo dell'arte, ma in generale della società, perché abbiamo già visto che è naturale, purtroppo, che in momenti di crisi, ho visto, ho notato, studiando, diciamo così, leggendo da utente medio, no? Senza fare però, che in tutti i momenti di crisi, che sia crisi politica e quindi magari tutte le guerre, poi quello che è successo dopo, o le crisi meramente finanziarie come la Grande Depressione nel 29, la crisi del 2008, queste qua, quello che succede è che i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, e tutto quello che è nel mezzo, c'è cioè chi fa il salto da un lato e chi fa il salto dall'altro lato, e quindi succede che il numero di persone, diciamo, che mediamente costituisce la classe media, si riduce sempre di più. Certo, qui c'è, insomma, esuliamo un po', ma insomma, qui c'è una responsabilità o se vuoi una chiamata alla politica con la P maiuscola a intervenire. Dirò una cosa banalissima, veramente banalissima, però qui vedremo se l'Unione Europea è veramente ha un senso o meno, e io sono uno che ci crede, ma non credo necessariamente che sia la soluzione. Cioè, adesso vediamo, perché è una politica che va condivisa con tutti gli altri paesi, non può l'Italia farlo da solo, la Spagna farlo da solo, perché non essendoci delle barriere, diciamo, dei limiti fisici ormai tra le varie nazioni e quindi anche limiti economici di passaggio di beni, o si lavora tutti insieme oppure è meglio che si torni a una vecchia, diciamo, situazione, diciamo, di divisione, perché altrimenti una politica fatta soltanto da un paese non può servire a tutelare quel paese stesso, assolutamente. Quindi condivido con te che in America questa cosa non può succedere perché è una forma, diciamo, di gestione politica totalmente diversa, anche se secondo me gli Stati Uniti, se vogliono davvero affrontare i problemi sociali che invece hanno, devono andare in una direzione totalmente opposta da quella in cui sono andati, perché si deve sostenere la scuola, l'educazione pubblica, l'università pubblica, perché altrimenti la polarizzazione e quindi le difficoltà sociali che abbiamo vissuto da sempre, ma in questo anno e mezzo ancora di più, continueranno a esserci, e ci si aumenterà la violenza, aumenterà il disordine sociale. Speriamo appunto che in qualche modo si riesca a arginare questa tendenza. Qui lasciamoci con una visione Positiva. moderatamente positiva. Speriamo che in Europa ci sia effettivamente questa volontà politica di cooperare e la consapevolezza che insieme forse siamo più forti che i singoli stati. Sì. Benissimo, direi l'intervista si conclude qui. Ti ringrazio moltissimo per la disponibilità, per questa è stata veramente una conversazione molto interessante, oltre che piacevole. Grazie, grazie a te.